Siamo qui con, se non sbaglio, Evangelista. Evangelista, stasera c'è stata un'altra sconfitta, la seconda, una la dovete recuperare. Potete ancora sperare, diciamo, di entrare in Champions, anche se è un po' difficile perché la seconda sta a 6 punti, però, diciamo... Per niente è perduto, il campionato, diciamo, è ancora lungo, quindi mancano 4 partite. Stasera siamo stati sfortunati perché, diciamo, non avevamo il portiere, quindi ci siamo dovuti adattare un po'. Poi abbiamo preso i primi gol su errori individuali, delle sciocchezze in pratica, hanno condizionato un po' l'andamento anche della partita, infatti siamo stati un po' nervosi. Anche l'arbitraggio, l'arbitro a un certo punto ha perso un po' la partita di mano. Sì, proprio di questo, diciamo, volevo parlare. Ammoniti. Voi siete molto, parlate molto, diciamo, in campo, anche nei confronti dell'arbitro. Forse questo nervosismo vi porta molte volte a perdere anche la testa e quindi... prendete altri gol, non riuscite più perché all'improvviso non riusciamo più a vedere quel gioco che all'inizio avevate, diciamo, quella serie di passaggi, quell'intesa che avevate all'inizio. Forse è stato questo... diciamo, un blackout, vi ripeto, abbiamo preso, diciamo, primo gol purtroppo su un mio errore, un controllo sbagliato, quindi, diciamo, abbiamo subito il pareggio dopo essere andati in vantaggio. Dopodiché, diciamo, abbiamo pagato un po' forse questo, diciamo, calo psicologico. Magari per Musella, che anche lui, diciamo, ha queste cose contro l'arbitro, bisogna tenerlo un po' più calmo. Sì, infatti è un po' nervoso, però delle volte, diciamo... Ma ci sono degli errori arbitrali, per carità di Dio, è impossibile che non ci sono. No, ma il problema è non è l'errore in se stesso, però in alcuni frangenti vediamo, diciamo, un andamento non lineare dell'arbitraggio, quindi questo può dar fastidio magari a chi è più diciamo nervoso. Dobbiamo, diciamo, andare praticamente a fare questo reclamo alla Federazione Arbitri di Scarpone e vedere, diciamo, di provvedere a questa cosa, altrimenti forse l'opzione, diciamo, no, vabbè, ma ripeto, non è buonasera. Siamo qui con Mele, stasera è stata un'altra vittoria per 5-3, una tua doppietta, stasera ci ha dato veramente bene, e poi una curiosità, queste punizioni a te praticamente, quando le tiri le segni una su due praticamente. Mi piace molto calciarle, c'è anche un po' di fortuna a volte, però mi impegno molto a calciarle, perciò la maggior parte le segno sempre. Molto potenti, anche molto angolate. Sì. Andate a 6 punti, siete a 3 punti dalla prima in classifica, che ha punteggio fino a 9. Quest'anno veramente non volete sapere niente. Sembrate molto più convinti, molto più squadra. Parlate anche molto di meno in mezzo al campo, e questo, diciamo, comporta questa serie di vittorie che vi fanno, diciamo, lottare per un posto Champions o per il primo posto. Cosa naturalmente preferite, il primo posto, ma ci cercate di puntare al primo posto diretto oppure vi accontentate anche del secondo posto? Con il precedente del torneo scorso, che è stato il mio primo torneo che ho fatto, cioè, siamo dispiaciuti che non siamo passati in Champions. Allora quest'anno, cioè, questo torneo lo vogliamo, siamo più convinti e vogliamo puntare al primo posto. Poi se ci qualifichiamo in Champions va bene lo stesso, però l'importante è andare in Champions. È il girone praticamente primo e secondo posto, diciamo, entrare in Champions, sì. Non è a campionato. Vabbè, allora noi puntiamo alla Champions. Quindi primo e secondo posto. L'abbiamo visto sfumare il torneo scorso, perciò. Va bene. Ok, il tuo capitano stasera era un po' nervoso, come mai? Non lo so, all'improvviso si è arrabbiato un po', ecco, siamo abituati a Gianluca così. È in campo, è la grinta, diciamo, di vincere che ha, poi... Fuori dal campo è il più bravo ragazzo del mondo, in campo diventa... In campo tutti ci trasformiamo, Infatti, il pallone fa questo a tutti quanti. Va bene, caro, allora alla prossima, in bocca al lupo. Grazie.